Voglio ricordare, in questo strano, drammatico direi 25 aprile 2020, la figura di un partigiano vicentino, Francesco Zaltron, di Marano, nome di battaglia Silva, stroncato nel fiore dei suoi 24 anni dalla violenza nazifascista, e lo voglio ricordare anche perché era un ragazzo che voleva diventare un medico, per fare qualcosa per gli altri. E questo quindi è un modo per rendere onore ai medici che ora combattono una battaglia diversa, ma forse con lo stesso ardore, con lo stesso coraggio di Francesco Zaltron, di Silva. Su Silva sta per essere pubblicata una biografia, scritta da Diverio Carollo e patrocinata dai comuni di Marano, Calvene, Lugo Vicentino, dall'Ampi e dalla VL di Tiene, dal gruppo Silva di Mortisa di Lugo, è sostenuta dall'ISTREVI, l'Istituto per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea della provincia di Vicenza. Grazie all'autore, Diverio Carollo, ho potuto leggere in bozze la biografia di questo Silva e quindi voglio raccontare la sua storia per i giovani d'oggi. Silva, come ricordano ancora gli anziani del paese, era un bel ragazzo, un bel moretto, dicevano, dalla fisionomia fine, gli occhi intensi e il carattere molto deciso. Era iscritto appunto alla facoltà di medicina dell'Università di Padova, ma fatti pochi esami dovette abbandonare gli studi perché fu richiamato alle armi e dovette frequentare la scuola per allievi ufficiali di artiglieria alpina prima a Gradisca e poi all'Aquila. Ma Francesco non andava certo a genio in quell'Italia tronfia, violenta, antisemita che si cercava di inculcare nel cuore dei giovani. Certo, a Padova, nell'Ateneo di Egidio Meneghetti, di Concetto Marchesi, Francesco aveva respirato aria di libertà, ma lo animava soprattutto un profondo spirito di umanità, la volontà di essere utile al prossimo, che è un'altra delle componenti profonde dello spirito veneto, del Veneto cattolico che Silva aveva conosciuto negli anni degli studi giovanili, ma anche del Veneto laico, quello di Antonio Giuriolo, un'altra figura mitica della resistenza vicentina, il famoso protagonista dei Piccoli Maestri di Luigi Meneghello. L'8 settembre del 43 Silva si trovava a Forlì e non ebbe dubbi. Inforcò una bicicletta e scappò per tornare a casa. Ma a casa non poteva restare. Non poteva restare non solo perché a casa sua si erano accampati i nazisti, ma anche perché egli non voleva nascondersi, non voleva cercare possibilità di qualche comoda fuga, ma voleva battersi. Scappò sui monti e in breve riuscì a radunare intorno a sé parecchi giovani, ragazzi, ragazze, donne che gli fornivano le basi logistiche, che li facevano da staffette. Era anche supportato dalla povera gente del posto, dai malgari ad esempio, che gli davano latte, polenta, a riprova che la resistenza era un fenomeno corale, sommesso forse, ma certamente diffuso. Era anche in contatto Silva con le più belle figure della resistenza vicentina fra l'altopiano di Asiago e la pedemontana, da Giacomo Chilesotti a Rinaldo Arnaldi a Giovanni Carli. E certo la sua memoria è rimasta molto incisa, perché è ricordato per la sua fierezza, per il suo coraggio, ma anche per la sua abnegazione, per la sua capacità di stare vicino ai suoi partigiani, con quella capacità di ascoltarli, di essere autorevole ma anche amorevole verso i suoi uomini, che potevano avere fiducia in un capo come lui. Nel settembre del 44 Silva, con il suo battaglione, era accampato in una zona di montagna poco difendibile, a Granezza, sugli spalti meridionali dell'altipiano di Asiago. Molti partigiani del posto gli avevano consigliato di andarsene, di scappare, per sfuggire al rastrellamento nazista. Ma Silva decise di resistere, proprio lì, al Bosco Nero di Granezza,
anche se la zona era molto rischiosa. Forse pensava, chi lo sa, a Leoni dai 300 spartani. Forse pensava che rimanendo lì avrebbe in ogni caso occupato le truppe nazifasciste che così non avrebbero potuto combattere in altri luoghi. Ma fu una carneficina. Anche Silva rimase ferito, si nascose per giorni in una buca del terreno e alla fine, aiutato da un compagno, riuscì a fuggire. Guarì e riprese la lotta. Nel lungo inverno del 44-45 aveva persino organizzato un centro stampa, nascosto in una grotta sotto i castagni, per fare controinformazione e diffondere tra la gente le idee dei partigiani. Ma fu catturato con alcuni compagni, torturato nella caserma della Guardia Nazionale Repubblicana al Bosco di Thiene. Con astuzia si finse domato, disse ai suoi carnefici che avrebbe indicato i luoghi dove erano nascosti le armi dei partigiani. E quindi con il camion cominciò a percorrere quei sentieri che tanto bene conosceva. Ma non vedeva a nessuna curva comparire i suoi partigiani per liberarlo. E allora con un balzo si buttò dal camion e pur con le mani legate cercò di scappare. Lo raggiunsero, lo riempirono naturalmente di botte, lo rimisero sul camion e con quel camion andarono ad incendiare le case dei suoi amici, la casa della donna che lo aveva aiutato. Tutti quanti dovevano capire che non si potevano aiutare i partigiani. Ma alla fine, mentre ancora con quel camion pieno di vendetta, Silva veniva trasportato per cercare ancora nuove case da incendiare, ecco comparire ad una curva i suoi partigiani. Silva allora, ferito, ancora con le mani legate, si butta di nuovo giù dal camion, cercando di fuggire per quei pendii che gli erano tanto familiari. Ma viene raggiunto e naturalmente viene finito. Ma i suoi aguzzini non si accontentarono di ammazzarlo. Vollero appendere il suo cadavere come una sorta di danza macabra ad un albero, nei pressi delle case dei Dardini a Mortisa, come monito ai paesani perché non potessero più aiutare i partigiani. Fu l'ultimo insulto, ma anche la sua gloria. Ora il nome di Francesco Zaltron è inciso sulla lapide degli eroi, all'ingresso del Palazzo del Bo, la sede centrale dell'Università di Padova, che ricorda tutti gli studenti dell'università che caddero per la libertà. Di fronte ai nomi degli eroi veglia la statua del Palinuro, la splendida scultura che Augusto Martini vuole dedicare ai partigiani che, come Palinuro, il nocchiero di Enea, videro le sponde dell'Italia, ma non la raggiunsero. La biografia di Silva, che Liverio Carollo sta per dare alle stampe, si conclude con l'invito ai giovani a ripercorrere le orme di Silva, anche materialmente, calpestando i sentieri che videro le lotte di Silva e dei suoi compagni. È un invito a studiare la storia con i piedi, oltre che con la testa e col cuore, per raccogliere il testimone più prezioso che Silva ci ha lasciato, cioè l'invito di fare qualcosa di buono a questo mondo. Buon 25 aprile.